Due anni dopo la conclusione delle indagini arrivano i rinvii a giudizio per i sei indagati nell'ambito dell'operazione Inganno, che nel luglio 2011 fece luce su presunte frodi nelle forniture pubbliche e attestazioni fasulle in merito ad alcuni lavori nell'area Tirrenico-Nebro-Idea. Il GUP Ines Rigoli ha disposto la comparizione a giudizio per il prossimo 15 novembre per quattro imprenditori dell'area Nebro-Idea: Pippo Pizzo di Montagna Reale, Antonino Sidoti, ex sindaco di Montagna Reale, Umberto Armeli di Rocca di Caprileone, Basilio Buzzanca, anch'egli di Montagna Reale, e per due funzionari della provincia di Messina, residenti a Capodorlando, Gino Castanò e Antonino Letizia. L'operazione Inganno, condotta dai carabinieri della compagnia di Patti, prese il via dopo i lavori di bonifica del torrente di Brolo e hanno preso in esame il periodo che va dal 2001 al 2006. Sotto esame finirono anche la bonifica dell'ex discarica di Sant'Agata Militello nei pressi del torrente Inganno, il completamento di 15 alloggi popolari e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nella frazione Santa Nicolella di Montagna Reale, la messa in sicurezza della strada agricola di collegamento della frazione Serra dell'Aria di San Salvatore di Fitalia e infine la costruzione di cripte nel cimitero di Montagna Reale. Da quanto ricostruito dagli inquirenti, lavori spesso dati in subappalto abusivamente, durante i quali sono stati interrati rifiuti raccolti durante la bonifica dei torrenti, realizzate rifiniture di alloggi popolari con cemento depotenziato, costruite strade di collegamento agricolo sui Nebrodi con quantitativo di cemento inferiore a quello fatturato e ancora svolti lavori con l'ausilio abusivo di imprese in subappalto. Ai dipendenti della provincia viene invece contestato di aver rilasciato i certificati di regolare realizzazione degli interventi. A destare sospetti fu soprattutto il fatto che ad aggiudicarsi i lavori erano sempre le stesse ditte di Montagna Reale.